Oggi il Consiglio regionale si ferma, ma i problemi dei Lombardi restano. Per questo motivo i 9 portavoce del Movimento 5 Stelle sono in giro sul territorio per incontrare cittadini e affrontare tutti i problemi. Noi 3 commissari dell'antimafia volevamo incontrare Azzone, rettore del Politecnico e presidente di Arexpo, socia di Regione Lombardia. Come al solito non ha voluto riceverci. Azzone è un personaggio un po' sfuggente. Questa è una mancanza di rispetto verso il Consiglio regionale, verso 10 milioni di cittadini lombardi, ma noi non ci arrendiamo, procederemo nella denuncia di queste inadempienze di questi personaggi che non vogliono incontrarci e non vogliono confrontarsi con chi rappresenta 10 milioni di cittadini. Oggi siamo venuti a cercare di farci ricevere da Azzone, che è presidente di Arexpo, ma anche rettore del Politecnico. Ormai sono mesi che andiamo avanti con la questione del protocollo legalità, come diceva il mio collega, del fatto di non avere dei verbali del consiglio di amministrazione, sul tema delle bonifiche ambientali, dove c'è un grossissimo conflitto di interesse. Sono mesi che stiamo cercando di avere i verbali del consiglio di amministrazione che il difensore regionale ha dichiarato che ci devono consegnare. A questo punto non sappiamo più cosa fare, se non ovviamente denunciare alla procura. Certe omissioni sono davvero inaccettabili per chi gestisce soldi pubblici. Considerate anche che Arexpo deve ancora sistemare il tema delle bonifiche ambientali e si tratta di soldi pubblici che non devono essere utilizzati come sono stati utilizzati sin oggi, ma devono essere fatti rivalere sui privati come Fondazione Fiera, che è in pieno conflitto di interesse perché è dentro in Arexpo. Abbiamo cercato di avere delle risposte oggi, ma magicamente il presidente Azzone non ci ha ricevuto perché aveva sempre degli impegni. Noi non molliamo, insistiamo fino ad arrivare ovviamente alla denuncia in procura.